Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Carriera Allenatore. Prima di iniziare con questo secondo episodio, vi voglio dire che gli episodi usciranno ufficialmente una volta a settimana, di sicuro che è il giovedì, verso le 7 di sera. Poi potrebbe esserci un secondo video settimanale, ma quello dovrebbe uscire in giornate casuali. Cioè, nel senso, magari facciamo un video che esce il mercoledì, però ogni settimana fisso il giovedì ci sarà almeno un episodio. Poi il resto dei giorni della settimana vedrò se, come e quando far uscire un episodio che affiancherà quello tipico settimanale. Però giovedì mettetevi la sveglia perché alle 7 c'è sempre la carriera su FIFA 21. Nello scorso episodio avevamo illustrato un po' la situazione generale. Ho cambiato la posizione della videocamera, come potete vedere, e a telecamere spente ho svolto il primo episodio, il primo allenamento stagionale. Li ho giocati e ho preso A in tutte e tre gli allenamenti. Arrivano due offerte di trasferimento, una per José Pozzo e una per Leonardo Ulloa. Allora, andiamole subito a vedere, perché per Ulloa ci offrono 1.050.000. Noi possiamo andare a trattare per cederlo magari a una cifra più ragionevole. Oggi sono proprio dislessico, non riesco a parlare. Eccoci qua in trattativa con lo Shanghai che vuole il nostro giocatore. Vediamo se lo Shanghai ci potrà offrire qualcuno in cambio. No, tra l'altro non sappiamo neanche i loro valori, quindi tanto vale rinegoziare l'offerta del cartellino e chiedere 1.100.000. Non vale la pena complicarci la vita qua, basta che ci danno 50.000 in più e glielo vendiamo. Ok, 1.100.000 il massimo che potevamo chiedere per vendere Leonardo Ulloa. A quanto pare sembra che alla fine ci riusciremo. Poi c'è Pozzo, che è un giocatore troppo importante per me, e quindi vado a rifiutare l'offerta del Watford, anche se era un'offerta bella alta. E già che ci siamo, adesso vi vado a mostrare la lista dei preferiti. Allora, ho aggiunto nel Lab Mercato giocatori che ho trovato, diciamo, non sono giocatori mirati, ecco, sono giocatori che potrebbero essere interessanti, ma li sto solamente seguendo. Non sappiamo ancora come sono. Oddio, certi li conosco, tipo Luis Suarez, ho inserito Manai, ho inserito Ugo Duro, tutti questi qua. Uno molto interessante è Jon Morsiglio del Athletic Bilbao, però sono tutti da valutare. Poi c'è Paneira, che è un giocatore molto forte, ma a quanto pare non se ne priverà il Gremio, e abbiamo tanti altri nomi interessanti. Ho messo un po' di giocatori di Real e Atletico, perché come sapete il Rayo è la squadra più forte dopo Real e Atletico nella città di Madrid, e quindi perché non competere con i nostri avversari anche sul mercato, quindi andargli a prenderli dei bei giocatori e sfruttarli. Intanto qua mi arrivano notifiche positive dai nostri giocatori e oggi andiamo a fare anche la prima partita amichevole. Allora, qui mi divertirò da un matto a fare le amichevoli, ragazzi, perché le simuleremo con la nuova simulazione, quindi ci guardiamo le partite e poi se succede qualcosa che non ci piace entriamo in campo. Andiamo a simulare a questo punto l'amichevole contro il Molde, facciamo simulazione partita. Mi piace tra l'altro molto come è cambiato il menu ed anche come si svolge la simulazione delle partite. Ok, parte la partita, ragazzi, inizia ora con diciamo subito noi in maglia bianca a gestire il pallone. Con la palla lì, il tiro e il gol di Antonin, subito la nostra punta va a segnare questo gol in amichevole. Bene così, siamo in vantaggio contro il Molde. Beh, mi stavo iniziando a preoccupare, se perdiamo contro il Molde vuol dire due cose: che o la squadra non va bene o che le simulazioni sono buggate. Ok, finito il primo tempo.
Io scendo in campo, per il secondo scendiamo in campo, così almeno iniziamo a provare un po' anche questa difficoltà leggenda in carriera e iniziamo un po' a prendere confidenza col gameplay. Vada Holmgren, come cazzo si chiama? Attenzione a questi, entra in area, Dimitrievski para, poi Advíncula un po' in difficoltà. Ancora il Molde, in avanti, palla per James. Attenzione, stiamo soffrendo contro il Molde. Catena fa un ottimo intervento, bravo Catena. Giriamo ancora palla, c'è la palla dentro, il tiro di Mario Suarez, l'uscita di Pedersen, il portiere del Molde. Occhio al suo movimento. Attenzione al Molde, ancora il Molde, Dimitrievski, paratone qui ancora e poi il colpo di testa e il gol del Molde, inamichevole. Facciamo i cambi, entrano dunque Martin e Montiel. Abbiamo un po' di giocatori giovani. È una cosa assurda, a parole proprio. Attenzione, Martin è nello spazio. Cross al centro. Bebè! Di testa! Ah, di testa, mamma mia, ragazzi, oggi sono proprio handicappato io. Di testa, questo ha fatto un tiro a incrociare al volo, altro che. Comunque abbiamo la conferma che i cross funzionano e funzionano anche gli inserimenti sui cross. Finisce qua, battiamo il Molde in amichevole 2-1 con il primo tempo che l'abbiamo simulato, il secondo l'abbiamo giocato noi ed è andato tutto sommato benino con una squadra che non ho mai provato su FIFA, che comunque conoscevo qualche giocatore per le sue caratteristiche, ma abbiamo comunque sofferto, però secondo me va bene, ha segnato Bebè e quindi siamo soddisfatti. È arrivata l'offerta, ragazzi, di trasferimento per Esteban Savelic. Finalmente, e sono arrivate subito le offerte, devo essere sincero, per i giocatori che volevamo vendere. Savelic vale 1.100.000 e ce ne offrono 1.500.000 e lo accettiamo. Ciao Savelic, ciao, è stato un piacere, è un giocatore che veramente non mi piace e stanno arrivando ancora offerte. È arrivata l'offerta anche per Bangura, l'esterno 28enne che a noi non serve. Ci offrono 820.000 e quindi noi dobbiamo assolutamente accettare anche l'offerta per Bangura. Subito, già in lista di sbarco, Ulloa, Savic e Bangura. Subito arrivano le offerte. Forse questo è l'effetto del rigore elastico e abbiamo subito un'altra partita contro l'Eupen. Vediamo un po'. Tra l'altro è bellissimo che durante la simulazione c'è la telecronaca di Pardo sotto e quindi io ve la lascio, ve la farò sentire anche nel video la telecronaca perché così non mi devo stancare io a raccontare tutto quello che succede. Finisce il primo tempo, 0-0 contro l'Eupen. Mi sa che scendo in campo anche per questa partita qui, perché se la CPU fa solo 0-0 contro questa squadra ci deve essere un motivo, quindi meglio giocarla, direi, no? Attenzione che c'è Bebè! Bebè può andare verso la porta, ancora il nostro bamboccione, si ferma, la dà dietro. Antonin per Treco, troppo lungo il passaggio. No, attenzione a Baby, 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 Dimitrievski, che parata ha fatto una grande uscita su Baby, il nostro portiere. Manca un minuto alla fine della gara, infatti finisce così, pareggiamo, ma che cazzo dico oggi? Pareggiamo 1-0, pareggiamo 0-0 con l'Eupen, prime due uscite amichevoli, tutte sommato positive, ma eravamo con squadre un po' troppo scarse per avere fatto solo due gol in due partite contro queste squadre. Veramente pensavo fosse un po' più facile a leggenda, invece c'è un po' di difficoltà, ma può essere anche un momentum mio, non per forza deve essere una cosa negativa che sia più difficile da carriera. Vedere com'è con gli allenamenti, io ne ho già giocati
3, infatti qua mi sa che cambierò l'esercizio e andrò a mettere gli esercizi che già ho svolto. Quindi facciamo simula tutto e come vedete prendono tutti quanti il voto massimo mai conseguito, quindi A e B. Sono comunque ottimi risultati, come vedete la lucidità è cresciuta mentre la forma è calata. È arrivata l'offerta anche per Alejandro Catena, ragazzi, è arrivata l'offerta anche per Catena. Abbiamo venduto invece un Loa e sono arrivati i resoconti su due giocatori che potrebbero veramente esserci molto utili, ma io vado a vedere un po' per Catena, perché Catena è comunque un giocatore che ha una clausola da 3 milioni e che può esserci utile. Non a caso ha fatto molte chiusure de decisive nelle due partite amichevoli. Io gioco le amichevoli anche per questo, per vedere un po' come si comportano certi giocatori. E Catena mi è piaciuto paradossalmente. Quindi io vado a chiedere 3 milioni ora. Vado a fare tratta. Se non mi danno 3 milioni di euro, Catena resta. No, oltre 2 milioni e 6 non vanno, ragazzi. Io sono un uomo di parola, sono un mister di quelli veri. Se il giocatore gioca bene, io lo tengo. Quindi Catena rimane qua, rifiuta offerta e a questo punto potrei anche pensare di toglierlo dal mercato, ma chi lo sa, magari arriva un'offerta più importante. E abbiamo venduto Bangura e Savelic, quindi arriva mezzo milione di euro dalla vendita di Bangura e 1.100.000 dalla vendita di Savelic. Arriva un'offerta di prestito per Daniel Moreno, che accettiamo perché è vero che è un diciottenne, però è un giocatore che è comunque di troppo, magari in prestito può crescere e noi ne possiamo approfittare. Però nei piani di sviluppo, piani di crescita, come li volete chiamare voi, si può cambiare anche il ruolo del giocatore. Quindi innanzitutto andiamo a trasformare Valentin in un CC. Ci mette 31 settimane per imparare a fare il centrocampista centrale. Ok, stiamo calmi. Io voglio comunque provare a fargli imparare questo ruolo, ma dobbiamo comunque scegliere poi il piano di crescita ora. Io gli metterei tranquillamente centrocampista. No, centrocampista recupera palloni no. Centrocampista difensivo no, gli metterei leader come piano di crescita. Oppure regista arretrato, sì, che gli migliorano tantissimo i passaggi. Va bene regista arretrato. Non perdiamoci più in chiacchiere, andiamo a fare questa partita contro il Crotone, che devo comunque trovare un modo per aggiustare la formazione, perché Pozzo qui non può giocare. Ecco. Perché comunque molti giocatori sono stanchi, quindi deve giocare Martinez dal primo minuto, deve giocare Bebè, Advíncula si riposa e al suo posto, vediamo chi ci consiglia il gioco di mettere, al suo posto possiamo, ma prendono tutti i voti bassi, quindi dobbiamo mettere Martinez, però manco. Aiuto, cosa devo fare? Al posto di Martos è praticamente morto, facciamo giocare Garcia. E vabbè, ok, Garcia sistemato, questa è la formazione. Subito 1-0 in gol José Pozzo per noi, subito vantaggio contro il Crotone. Ok, ragazzi, finito il primo tempo 1-0 col gol di Pozzo che ha segnato subito al quinto minuto. Io come sempre faccio scendi in campo e la vado a giocare io per questo secondo tempo. Attenzione a Simi, il tiro ed è 1-1. Nonostante stessimo giocando davvero bene, il Crotone trova il pari con Simi. Beh, bisogna rialzare sicuramente la testa qui. Dobbiamo fare cambi perché sono tutti un po' stanchi. Dobbiamo mettere Comensagna, mettiamo anche Montiel al posto di Treco e buttiamo dentro di nuovo Antonin, che finora è l'attaccante più forte che abbiamo. Poi è Antonin che può correre. Attenzione che è fresco. Bebè deve salire a supporto di Antonin, ma non ci va. Allora Antonin si deve girare, deve tornare indietro da Bebè. Attenzione perché è pericoloso.
L'ho visto, bebè, il bamboccione, il bamboccione! Bebè ci fa vincere la partita all'ultimo minuto contro il Crotone, come nella prima partita contro il Molde, anche qui. Bebè la sblocca, cioè la sblocca, ci riporta in avanti, fa 2-1 all'ultimo, al 90esimo, veramente. Veramente Bebè è l'uomo delle vittorie cattive, delle vittorie forti, ma ve l'ho detto che lui era il nostro bamboccione, era quello che ci risolveva le partite, dai. Quindi va bene così. Ragazzi, abbiamo passato il primo turno del torneo amichevole, quindi davvero è andata bene. Abbiamo fatto tre amichevoli, le farò tutte così le amichevoli, cioè il primo tempo lo simulo, il secondo tempo lo gioco. Facciamo un po' a scaglioni così si va più veloci. E nel prossimo episodio però ci sarà tantissimo calciomercato perché ora un po' di soldi ce li abbiamo. Abbiamo venduto dei giocatori e quindi si deve operare in alcune zone del campo. E quindi consigliatemi tantissimi nomi qui sotto. Nello scorso episodio non ve l'ho chiesto perché sapevo che questo episodio qui sarebbe stato più di vendita. Però consigliatemi tantissimi nomi e noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio di Carriera con il nostro Rayo Vallecano. Ciao!